Ciao a tutti Cugi e ben ritrovati dal vostro Andrelink91 su UK Watch 2. Dopo aver affrontato per almeno 5 volte il tunnel infinito, finalmente sono arrivato laddove c'è lui, il boss Martelio. Ok, dunque questo boss è molto particolare. Non è tanto difficile ma neanche tanto facile e... però potrei avere dei piccoli problemi a sconfiggerlo per la squadra che ho in questo momento. Ma vediamo. Ehi tu, chi l'ha fatta piangere? Quella credo sia la figlia, se ho ben capito. Come io? Oh, sei stato tu? Tu hai fatto piangere mia figlia? Con quelle mani io direi di no. Però, se dicessi di no, direbbe che è una bugia. Se dico di sì, mi attacca comunque. Quindi, ok, sì, sono stato io, va bene? Non ti perdonerò mai, non ti perdonerò mai. Vabbè, sì, attaccami però, non parlare. L'avevo capito la prima volta che non mi perdonavi. La seconda è stata superflua, non volevo neanche sforzarmi più tanto a fare la voce, accidenti. Oh, porca miseria. Diamo un po' di latte alla frutta, maestro mio, che ne ha bisogno? Partiamo con l'Energy Max di Darknian, iniziamo a fare dei seri danni, ragazzi. Mamma mia, su. I minigiochi questi qua. Minigiochi, sì, perché quello che sono. Oh mio dio! Ma. Ah, non posso girare il medaglium! Esci il medaglium, buonanotte, Andrea. La squadra. Lo Yo-Kai Watch, ecco. Ce l'ho fatta a dirlo bene. Non posso girare lo Yo-Kai Watch se non distruggo prima i pali, ma con questo attacco le attacco tutti e tre, quindi non dovrebbero esserci problemi. E uno è andato, ok, quindi... Ah, tutti e due veramente, non solo uno. E dai, era perfetto, era su. Perfetto. Sì, infatti è perfetto. Ok. Di danni non ne sta ricevendo molti. Oh mio Dio! Maestro Mew! Ma cos'è successo? Carnino, non ci perdo tempo a curarlo perché l'ho portato solo per reclutare uno yokai che si trova nel tunnel infinito. Il problema è che questo yokai non appare facilmente e non si recluta neanche facilmente, quindi... Beh, insomma, è un po' difficile trovarlo. Ah, gli yokai di questo genere, tipo questo boss, mi sa che non si possono incantare, perché finora non ho mai incantato un boss yokai. Che mazza! Ma sei convinto? Madò! Proprio su maestro mio! L'ha fatto quasi secco! Amico, datti una calmata! E neanche tanti danni gli ho fatto. Allora, vediamo un po'. Ciambellingua. Su, maestro mio! È l'unico che ci sta prendendo le mazzate, poverino. Ah! Non si può girare la ruota yokai. Va bene, va bene. Non c'è problema. Fammi solo usare gli oggetti. Con un po' di latte alla frutta ricarico Leo forte. E andiamo a comandare, cioè a distruggere i pali di legno. Cioè, allora, questo yokai attacca 3 volte. Tipo come fa Leo forte che attacca più volte con la spada. Il problema è però che fa un danno solo. Cioè, non viene registrato 3 volte il danno, ma solo una volta. Quindi non capisco a quale pro. Fate che attacca in successione Leo forte, Darknian nell'imbarmiera o l'incontrario. Tipo pum pum pum, non pam 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 ma tutti e tre, che poi 9 volte si ripercuote l'attacco alla fine. Insomma, quello è il senso del mio discorso. Si può rompere il martello? No, solo lui si può attaccare. A me andrebbe pure bene, eh. Ho 2 lattissimo. Leo forte. Preferirei attaccare con Darknian, però.
Non so perché, ma Darknian mi dà, boh, non lo so, un senso di più forza, una cosa del genere. Ma non lo so neanche io perché. Facciamo così, il trio, il tridente d'acciaio, dai. Leoforte, non fare pigro. Vabbè, due pigre c'ho, vabbè. Oh, mo mi sei piaciuto. Che mazza, no, te lo scordi. Dannazione, ho lasciato Darknian. Povero maestro Mew, ma sempre lui ci prende. Vabbè ragazzi, dai, su. È stato facile, pensavo peggio. Allora sono troppo forte io. Mi va bene. Madoschi. Attaccate a lui, attaccate, dai. È fatta, ragazzi, dai. Ma senza che mi curo. Basta un attacco, eccolo qua. Pensavo peggio, pensavo fosse più forte, invece no. Punti, neanche un incanto. Beh, va bene. E spera a me che è buona. Lunatica. Oh mio Dio, lunatica. Ma sembra una bambola. Sei a posto? Il mostro se n'è andato, dovresti essere al sicuro ora. Dici, sul serio? Eh? Se quel mostro se n'è andato davvero, allora tu non sei un tipo comune. Quel mostro proveniva dai miei incubi. Io l'ho creato. Tu l'hai creato? Chi sei? Tutti mi chiamano Lunatica. L'accento lo faccio cadere in modo diverso, se no dai ragazzi, davvero. Dicono che sono una piagnona uggiosa. Anche tu vedi quelle sue grosse lacrime, Andrea? Ora, io non so se questo è uno yokai che si può reclutare. Perciò, se rispondi in modo corretto, potrebbe anche darsi che non viene in squadra. Boh, proviamo. Sì, le mie lacrime di coccodrillo, eccola là, ti pareva? Sono ormai un'abilità che ho affinato. Cosa? Non stavi piangendo davvero? Ha la capacità di far sembrare vero ciò che è finto. Tipo martello. A seconda del mio umore creo mostri o cambio la lunghezza di questo tunnel. Ah. Sono sorpresa che tu sia arrivato fin qui. Sorpresa e grata. Grazie per aver sconfitto il mostro. Questa è una bazzeccola, ma se non hai fatto niente, Whisper. Spero che da qui in poi potremo essere amici. Certo, è una medaglia yokai? Medaglia yokai? Di che cosa stai parlando? Non sono sicuro di quello che intendi per medaglia, ma prendi questo. Spero che torni a trovarmi, non vedo l'ora. Speriamo di non rendertela troppo difficile. Speriamo. E non è uno yokai, allora cos'è, un'illusione? Il tunnel è infinito, è pieno di misteri infiniti, sono sicuro. Ah bene, alla fine della fiera un tunnel, come dico sempre. Quando l'ha mai detto? E niente allora. Questo era tutto quello che c'era da fare per il tunnel infinito? Va bene. Andiamo all'uscita allora. Ragazzi, questo era il tunnel infinito per voi. Questo è il 40° episodio di Yokai Watch. In teoria non sarebbe il 40° che registro, ma diciamo che combinando i numeri e combinando alcune parti di altri video con altre, insomma, diventano 40 parti. Quindi, per il momento Yokai Watch, attenzione, per un periodo, massimo una settimana, si ferma, ok? Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero sia piaciuto. In descrizione trovate i link per Facebook e Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!